Come possiamo riconoscere nel nostro cervello i primi segni del deterioramento cognitivo che può arrivare alla demenza di Alzheimer? Innanzitutto devo precisare che spesso noi usiamo il termine demenza di Alzheimer in modo improprio. In verità, il professor Alzheimer aveva descritto per primo una forma particolare di deterioramento cerebrale dovuta all'accumulo dentro al cervello e in particolare nell'area cognitiva che utilizza un trasmettitore per comunicare tra i neuroni, che è la acetilcolina, quindi si parla di neuroni colinergici perché usano questo amminoacido per parlarsi. Bene, il professor Alzheimer aveva notato in quest'area del cervello l'accumulo di una sostanza fibrillare che si è chiamato amiloide, che è molto tossica per le cellule nervose. Quindi, propriamente, la demenza di Alzheimer è una malattia del cervello dovuta alla morte dei neuroni in conseguenza anche dell'accumulo di questa sostanza chiamata amiloide. La demenza di Alzheimer può avere anche una componente ereditaria, ma certamente riconosce altri cofattori. La risultante è quel tremendo deterioramento del pensiero fino alla perdita della percezione di sé, per cui la persona che soffre di un Alzheimer grave, se si guarda allo specchio si spaventa perché non si riconosce. Il punto è che la demenza di Alzheimer, come dicevo, indica e copre come termine una parte dei deterioramenti cognitivi, circa il 50%. L'altro 50% ha come prima causa, ma ripeto, i cofattori che intervengono possono essere poi molteplici, li vedremo, ma come prima causa i danni di tipo vascolare, tanto vero che si parla di demenza arteriosclerotica o aterosclerotica. Qual è la differenza? Nell'arteriosclerosi il termine pone l'accento sulla rigidità della parete dei vasi quando sia invecchiata, perda tutta una serie di sue componenti, ma in particolare venga irrigidita dal depositarsi di calcio lungo il percorso del vaso a causa di processi infiammatori e soprattutto per l'accumulo di colesterolo lungo il decorso dei vasi al di sotto dell'endotelio. Si parla più propriamente di aterosclerosi, dal greco ateros, quando si descrive propriamente l'indurimento del vaso focalizzandoci sulla placca di colesterolo. In genere arteriosclerosi e aterosclerosi vanno insieme. Quello che è importante sapere è che queste alterazioni della struttura, dell'anatomia, potremmo dire, del vaso sanguigno, si accompagnano poi a uno stato infiammatorio del vaso, all'accumulo, all'arrivo di piastrine, alla riduzione della produzione anche da parte delle piastrine dei fattori che mantengono fluido il sangue, l'incremento invece di fattori che facilitano la coagulazione fino alla formazione di un pericolosissimo trombo. Quando abbiamo il trombo abbiamo l'ostruzione del vaso e quindi l'infarto a valle dell'area interessata, l'ischemia, un danno molto importante, in questo caso nel cervello. Le demenze di tipo vascolare sono un altro 48% circa. Un 1% è dovuto alla carenza cronica di vitamina B12, che è fondamentale per la salute del cervello, un altro 1% ha come causa primaria essenziale l'ipotiroidismo cronico. In verità, nel deterioramento cognitivo progressivo possiamo quindi trovare una situazione di danno vascolare unita a una carenza di B12, magari a un ipotiroidismo borderline e ai danni molto tossici di un diabete non compensato. Insisto spesso nelle nostre conversazioni sul danno da diabete perché anche nella mia esperienza clinica è una delle malattie più diffuse. In Italia parliamo di 3 milioni e 200 mila persone che sanno di essere diabetiche e 1 milione che ancora non lo sa, quindi più di 4 milioni di nostri concittadini che sono diabetici ma non percepiscono la gravità
per la loro salute e la salute del cervello del diabete. Il diabete causa uno stato pro-infiammatorio, riduce la competenza immunitaria ed ecco che può essere un grave cofattore di deterioramento cognitivo. Quindi, quando parliamo di deterioramento cognitivo, addirittura di Alzheimer, dobbiamo in realtà essere più precisi, sapere che tutti i cervelli vanno incontro con l'età a un certo deterioramento che può essere però più rapido, più aggressivo e più precoce nelle persone che hanno da un lato una vulnerabilità genetica all'Alzheimer o dall'altro più fattori di rischio vascolare, l'ipertensione, il colesterolo elevato, il diabete, il sovrappeso o l'obesità, l'inattività fisica, il non stimolare il cervello con stimoli cognitivi, di conoscenza, di studio, di lettura, emotivo e affettivi. Quindi la salute del nostro cervello richiede grande attenzione a tutti quei fattori che, utilizzati bene, lo proteggono e, non utilizzati o utilizzati male, lo danneggiano profondamente.